progetto sociale a favore ovviamente dei detenuti e anche della cittadinanza. Perché? Perché anche della cittadinanza? Perché avere la possibilità di entrare nella casa circondariale di Fuorni per visitare l'Arazzo mette anche tutte le persone in grado di avere contezza del carcere. Spesso noi che viviamo fuori ce ne dimentichiamo completamente e invece in questo modo si entra in contatto con i detenuti che fanno appunto da ciceroni per l'Arazzo e si conosce una realtà che altrimenti non si sarebbe conosciuta, perché non è che si ha tanta, che si hanno tante occasioni. In un momento particolare, tra l'altro, perché proprio qualche giorno fa questa struttura è balzata agli onori della cronaca, il procuratore ha detto non è più una struttura che può servire alla rieducazione. Ecco, questo gesto in qualche modo cerca anche di ridare un'immagine diversa. Sì, ridà un'immagine diversa ed è un progetto rieducativo anche per i detenuti, perché in questo modo entrano a contatto con un'opera di valore inestimabile proprio portata per loro, quindi si sentono importanti e sanno che possono farcela. Se è deciso di investire tanto per loro, questo li motiva a riscattarsi. E devo dire che anche parlando con le detenute hanno detto noi non pensavamo che vedendo un Arazzo, e alcune neanche sapevano che esistevano gli Arazzi, si potessero mettere in moto nelle nostre menti una serie di pensieri positivi, anche solo a guardare le espressioni delle persone.